Salve ragazzi e bentornati alla undicesima puntata. Bene, il sole sta salendo come vedete nell'immagine e niente, sono fatto semplicemente un piccolo sonnellino per evitare di farlo durante il video. Allora, nell'altra puntata abbiamo fatto giardinaggio, quindi finiamo le poche cose che c'erano rimaste da fare e poi secondo me andremo subito subito in miniera. Allora, siamo a posto qua. Scastiamo tutto. Ho abbassato anche un po' il volume degli effetti adesso che sono riuscito a abbassarlo rispetto all'altra volta, così magari vi dà meno fastidio. Qua un alberello è caduto. Gli alberi qua avevamo finito di piantarli. Sì. Niente, qua è inutile. Ma sì, facciamo giusto col cervello. Però è una cosa fatta per bene. Come avrete notato, sono una persona un po' precisina. Visto che tutto a cubi, mi piace fare tutto bene squadrato. Ok. Qua per le canne, semplicemente rompiamole. E anche qua dovremo fare qualche sistema, diciamo. Allora, vediamo un po' come ci possiamo ingegnare per piantare. Tanto qua c'è l'albero, quindi non ci sarebbe stato per niente bene. Qua c'è la sabbia, siamo a posto. Ok, piantiamo subito le canne lì. Per le canne vi ricordo che c'è bisogno di una fonte d'acqua vicino, infatti non me le fa piantare. Ok, non le piantiamo proprio sul bordo, quindi facciamo un attimo una sorgente d'acqua infinita al volo, prima che si congeli. Possiamo farlo benissimo da 5. Uno, due, tre, quattro e uno, cinque, basterà. Poi rompiamo il ghiaccio. Perfetto. Allora, rompiamo il ghiaccio come già. Ehi, minchia, adesso t'ho rotto, già sei. Adesso ci mettiamo la terra, anche se non ci sta molto bene. E poi qua, visto che c'è la sabbia, proporrei di mettere anche di qua la sabbia. Ok, c'è un inventario un po' pieno di menta. E poi man mano che crescono ci mettiamo, le metteremo qua di fianco, comunque basta come piantagione abbastanza grande. Bene, poi è cresciuto un altro albero, non ne piantiamo più, però lo ripuliamo per fare un po' di gomma. Se cadono le piantine le stagioneremo, le teniamo nell'inventario perché possono sempre servire. Ahia. Ok, stanno tutti quanti sopra la cima, quindi perfetto, anche quell'altro è nato. Puliamo anche questo e poi basta perché prende l'inverno. Tu che ci fai qua? Via. Ok. Voilà. Allora, andiamo a vedere un po' il grano che condizione è. Perché se no dobbiamo fare un po' di carne di vacca. Infatti. Dov'eri vacca? Vieni qua. Vieni qua, bella vacca, che non ti faccio niente. Qua c'è la visita dal dentista. Voilà, un po' di carne ce l'ha data. Perfetto. Il prossimo obiettivo è fare anche, dopo che andiamo in miniera, è fare una fornace elettrica, che è molto utile. Vediamo un po' cosa bruciamo. Possiamo bruciare gli alberelli per cucinare questa carne e andare in miniera. Perché parla scatti? Non lo so. Comunque.
Sì, adesso produciamo questa, però dovremmo fare, potevamo fare benissimo un ciclo continuo per fare il carbone. Eh sì, giusto, pensavo di aver sbagliato. E ci mettiamo questi alberelli qui. Allora, per andare in miniera, allora, ste palle di neve mi hanno rotto un po' il... Ecco, ci stava la parola. Vabbè, me le porto dietro, tanto fa niente. Allora, la carne ce l'ho lì. Questa non mi serve. La mettiamo un po' in ordine che non ci capivo più niente. Piccone ce l'abbiamo di riserva. Questa la possiamo mettere qua. Pelle non ci serve. Alberelli no. Secchio no. Gomma no. Coble sì. Questo no. Questo no. Siamo in ordine anche qua. Questo no. E basta. Però dobbiamo fare... Ah, le torce ce le abbiamo. Ebbene, con quest'altro carbone invece ci cuciniamo la carne restante. Sì. Se cuciamo la carne già cucinata viene un pezzo di carbone anche esso, sì, credo proprio di sì. E niente, quella bistecca che c'ho lì me la mangio già adesso perché c'ho fame, sembra. Voilà. Dai, cucinami sta carne che non c'ho tempo, solo che devo andare in miniera. Bene, siamo pronti. Ok. Qua non abbiamo lasciato niente, vabbè, il fuoco che gira. E questo qua, il carbone, niente. Allora. Scendiamo in ah, ok. Ero io che facevo l'effetto, non è lag. Che per un pelo pensavo che laggassi io stesso, adesso mi lagga il cervello. Vabbè, dopo questa posso chiudere. Benissimo, ciao a tutti. No, vabbè. Ok, andiamo. Raccogliamo subito il carbone perché ce ne servirà. Sì, se non sbaglio, per fare il pannello solare ci servirà. Qua qualcuno ha fatto una gallina. Eh sì, ha fatto una gallina. Una gallina ha fatto l'uovo. Sì, ci serve del dust di carbone. Eccolo lì l'uovo. Te sei sempre lì a fare le uova puntualmente, eh? Bene, bene. C'è bisogno manco che ti chiudo, tanto sei sempre lì. C'è puntualmente anche qua uno zombie. Ma vabbè. Piccone alla mano. Dovremmo andare a esplorare anche lì prima o poi. Ui. È sopra. Almeno ci facciamo anche un po' di esperienza. Siamo già a 10. Bene, almeno. Poi magari. Non mi ricordo come si craftava il tavolo degli incantesimi. Ah, mi sono impallato. Il tavolo degli incantesimi, così almeno potevamo già incantare qualcosa, ma credo che ci voleva dell'ossidiana e del diamante, se non sbaglio, eh. Comunque. Sì, già mi sono rotto le palle. Mi serviva il carbone, ma già mi sono stufato. Io voglio andare giù a esplorare. Qua ci facciamo una torcia anti-mob. Spada alla mano e scendiamo giù. Questo ci può rimanere. Quanto carbone abbiamo fatto? No, ce ne serve ancora un po', eh. Beh, devo dire che ce n'era molto. Eh beh, sì, ce n'è molto. Tappiamo i buchi. Qua è inutile che scendiamo. Andiamo a pulire dopo. Ma qua non siamo andati proprio a esplorare. Se esploriamo di qua, credo che non ci sia niente. C'è solo uno stronzo. Vieni qua. Il copper. Bene, bene, bene. Minchia, immaginate se troviamo una miniera di quelle già pronte. Non so come si chiamano in linguaggio minecraftiano. Quelle sarebbero veramente una pacchia, sarebbe. Anche perché esplorandole ci divertiremo un casino. Specialmente perché sono piene di spawner. Però quanto ce n'è di copper? Vabbè, ce ne serviva.
Poi dobbiamo andare anche laggiù a prendere un po' di redstone, se no non possiamo andare avanti a fare i macchinari. Allora, qua cosa c'è invece? Ah, qua c'è ferro e poi siamo rimasti chiusi, bene, così almeno abbiamo già subito bene. Ok, la gravel con il piccone, va bene. Dicevo, così almeno l'abbiamo già bella che è esplorata, ma credo che qua sotto questa terra ci sia qualcosa. Poi verremo quando non sappiamo cosa fare. Basta solo ricordarselo, però. Puliamoci anche qua sto copper. Qua il carbone ce lo lasciamo quando ci serve. Oh, ma perché ogni volta che passo di qui fa sto suono? Temo che avrò la risposta abbastanza rapidamente. Mob? Sono uno scheletro laggiù. Qua c'è del tin. Qua sotto cosa c'è? Qua sopra. Allora. Torcio. Saliamo, scendiamo. Scendiamo, qua cosa c'era? Niente, solo del tin, quindi ce lo puliamo già adesso. Torcia antimob. Come saprete, i mob spawnano al buio, quindi è meglio fare luce. Scusate, sembra voce, far luce, dicevo. Il tin ci serve. E avete visto già cosa. Qua c'è uno scheletro che mi aspetta. Andiamo a vedere subito. Non lo so. Torcia. Oh. Ah, sei qua. Minchia, ma dalla giù sei venuto qua. Ti volevo già ammazzare io. Ah no, c'è un altro giù. Beh, stiriamo uno spawner di scheletri, è fatta. Lo blocchiamo e facciamo subito una fabbrica d'ossa e di frecce. Qua c'era qualcosa? No. Eh sì, tanto, ce n'ho tante di torce. Oh, bene, ferro e tin. E altro ferro, puliamo. Uno solo. Qua c'è del carbone che per il momento siamo a posto. Tanto poi quando cominceremo a utilizzare l'elettricità vedremo che il carbone servirà solo per il momento per il generatore, sì, effettivamente ne serve. Però anzi, allora è meglio che lo raccogliamo. E poi dopo comunque servirà sempre meno perché comunque servirà solo per fare la produzione di alcuni materiali, quindi ci servirà per lo più il dust. Allora, qua puliamo così almeno non ci torniamo più. Però le torce ce le lasciamo. Piccone nuovo, mi ero quasi dimenticato che c'era sta mod. E io sto sotto al carbone mentre scavo, ovviamente, da furbo, così almeno se mi cade la lava addosso, anche se qua è improbabile, o comunque un cumulo di gravel. Faccio una bella fine ovviamente, ragazzi, faccio una bella fine. Ok, puliamo anche qui. Oh, ma da dove cazzo uscite? Qualche figura ce la devo fare sicuramente. Ragazzi, è un po' noioso, però è meglio pulire adesso e non dopo. Cioè, fin quando è sul nostro cammino che ci ritorniamo 20 volte, quando ci serve la prendiamo, ok, ma quando diciamo è da qualche parte che non dobbiamo più tornarci, è meglio raccoglierla subito. Bene, laggiù c'è uno zombie, proverei ad andarlo a uccidere, a meno che non ci uccida lui. No, ce ne sono dei belli quasi zombie.
Perché mi cade questo qua? Guarda, attento, si mette giù, eh? Si mette male. Qua ci lascio le penne. Minchia, ci mancava il coso, ma mi cagare addosso. Via, io me ne vado, eh. E già mi sono cagato addosso abbastanza. Volevo piazzare una torcia. Silenzio! Mi ha fatto cagare addosso. Ma una torcia lì adesso ce la devo piazzare. Vieni qua, te ti devo ammazzare perché già mi hai fatto abbastanza danno. Gratuitamente. Mi mangio una bistecca. Detto visto prima. Ammazzo, poi ci mettiamo a casa. Mettiamo un'altra torcia qui da qualche parte, prima che arrivi un creeper sicuramente da qualche parte. Così almeno è già tutto bloccato un po'. Cosa avevo visto qua? Sembrava lapis, ho visto male. Torcia qui, azzardando. Eccolo, ho visto la lapis da qualche parte. Ma no, questa qua è stata una botta di culo per vederlo. Vediamo soltanto se lì effettivamente c'era. Oro! Bene. Ok, va bene così. Torniamocene che veniamo a pulire dopo qua, va? Nella prossima puntata. Spada. Creeper! Tu vattene giù di lì che io me ne salgo su di qua. Renato, via. Abbiamo. Proprio non ci ha visto per culo. Carina qua fare missioni in questa. Fare missioni, diciamo, esplorare questa miniera, diciamo, è abbastanza bello. Mi sto divertendo e mi sto spaventando soprattutto. Ma io dove sto andando? Ah, la strada era giusta. Vabbè, chi vado a casa quando esco, vado a casa. Eccolo! Lo volevo dire, ma poi ho detto no che porto sfiga. Ho detto qua, se vedete questo ragno mi cade addosso. Poi ho detto sto zitto che porto sfiga. Ed effettivamente sono stronzo. Qua ci facciamo una scala, così almeno ogni volta non dobbiamo andarci per uscire. Spada alla mano. Torniamo alla base che ho due cazzo. Via che c'è un creeper. Mi sono perso. Ah no, è qua la strada. La ricordo a memoria. Però perché non si vede? Via. Via che sono senza armi. Via. 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 Vaffanculo. Ho fatto male lo zombie. Via di qui. Niente ragazzi, con mio stringimento di deretano vi saluto, vi ringrazio per la visualizzazione e spero di vederci nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!